Polisportiva Rivarolo animata oggi per il campionato provinciale di kata? Sì, bellissima gara, è stato un campionato provinciale, abbiamo avuto molte palestre, parecchi atleti, circa 160, piazzamenti ottimi da parte di tutti. E più che soddisfatto, una bella gara, è andata via veloce, i bambini e i ragazzi sono contenti, io direi tutto a posto, adesso ricominciamo ad andare poi in giro per l'Italia all'estero. Diverse le categorie e diverso il range d'età dei ragazzi che hanno partecipato? Diverso tutto, soprattutto tante speranze che stanno crescendo con ottimi, a parte risultati, buone impostazioni e buone possibilità di crescere per il futuro. E ottimi piazzamenti anche per gli atleti del Rembucan. E ottimi piazzamenti anche per gli atleti del Rembucan, sia Castellamonte, che Alice, che Rivarolo, che Barbania e Dalie. Niente da dire, stanno crescendo, via. Rivarolo è sempre un'ottima sede per i vari campionati. Sì, senz'altro. Poi il maestro Buffo ha dato la possibilità agli atleti anche a livello un po' più basso di gareggiare. Infatti non ha fatto partecipare i migliori. E giustamente, perché avrebbero vinto, avrebbero tolto dei premi. Comunque il livello tecnico si è dimostrato, direi, buono, Giacomo. Medio alto. E quindi siamo molto soddisfatti. A parte il palazzetto, che è bellissimo perché ha il pavimento caldo, quindi è una fortuna nostra. E per il resto tutto, avete visto anche voi, non si poteva fare di meglio, insomma. E sono davvero tanti i ragazzini che si stanno avvicinando a questa disciplina? Sono tanti perché, soprattutto nella Rembucan, credo, quanti siete già? Più di 100? Siamo 95 iscritti. Quindi vuol dire che il lavoro che sta facendo è valido. Innanzitutto per la serietà. E poi i ragazzi hanno proprio bisogno di trovare un ambiente sereno, sano, e vedo che i risultati di conseguenza che si ottengono sono ottimi. Prossimi appuntamenti, abbiamo una gara il 4 di marzo a Venturina, giù vicino Arezzo, Siena che sia, l'11 una gara a Genova, una bella gara nazionale, e poi un'altra gara abbastanza importante ad Anagni, vicino a Frosinone, il 18 marzo, e poi di lì abbiamo ancora poi un campionato italiano a maggio, degli internazionali in Repubblica Ceca, il trofeo Castagneri che si terrà a Rivarolo e la Coppa Verniani Cesare Lanfranco Bianco che si terrà il 22 di aprile, sarà un triangolare internazionale con Repubblica Ceca, Svizzera e Italia qua nel palazzetto, quindi sarà una bella garettina da vedere, e poi avremo ancora lo stand nazionale a luglio. E se Dio vuole dovremo fermarci lì. E noi ancora uno stage in Belgio, io e il maestro Bessolo, e uno in Repubblica Ceca ancora a luglio o a giugno. E poi se Dio vuole dovremo fermarci lì e riposarci un attimo.